Benvenuti! Oggi vi parleremo di Alcide De Gasperi, una figura di spicco nella storia italiana del XX secolo. Nato nel 1881, De Gasperi ha lasciato un'impronta indelebile non solo sulla politica italiana, ma anche sull'intera Europa. De Gasperi ha avuto una vita molto interessante e variegata. Ha studiato teologia e filosofia, diventando in seguito sacerdote. Tuttavia, ha presto abbandonato il sacerdozio per dedicarsi alla politica, dove ha dimostrato un'incredibile abilità di leadership. È stato uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, un partito politico italiano che ha svolto un ruolo fondamentale nella ricostruzione del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. De Gasperi è stato anche il primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, guidando il paese attraverso un periodo di trasformazione e sviluppo. Nel corso della sua carriera politica, De Gasperi ha lavorato instancabilmente per promuovere la pace e la cooperazione internazionale. È stato uno dei principali architetti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, antesignana dell'Unione Europea, e ha svolto un ruolo chiave nel processo di integrazione europea. Ma non è tutto! De Gasperi aveva anche interessi e passioni al di fuori della politica. Era un appassionato di montagna e amava trascorrere il tempo libero immerso nella natura. Inoltre, era un grande sostenitore dell'istruzione e della cultura, riconoscendo il loro valore nell'edificazione di una società forte e prospera. La sua dedizione al lavoro e alla sua visione ha ispirato molte persone, sia in Italia che oltre confine. Anche dopo la sua scomparsa nel 1954, l'eredità di Alcide De Gasperi continua a vivere, come simbolo di determinazione, integrità e impegno per il bene comune. E voi, cosa pensate di questa straordinaria figura storica? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Benvenuti! Oggi vi parleremo di Alcide De Gasperi, una figura di spicco nella storia italiana del XX secolo. Nato nel 1881, De Gasperi ha lasciato un'impronta indelebile non solo sulla politica italiana, ma anche sull'intera Europa. De Gasperi ha avuto una vita molto interessante e variegata. Ha studiato teologia e filosofia, diventando in seguito sacerdote. Tuttavia, ha presto abbandonato il sacerdozio per dedicarsi alla politica, dove ha dimostrato un'incredibile abilità di leadership. È stato uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, un partito politico italiano che ha svolto un ruolo fondamentale nella ricostruzione del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. De Gasperi è stato anche il primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, guidando il paese attraverso un periodo di trasformazione e sviluppo. Nel corso della sua carriera politica, De Gasperi ha lavorato instancabilmente per promuovere la pace e la cooperazione internazionale. È stato uno dei principali architetti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, antesignana dell'Unione Europea, e ha svolto un ruolo chiave nel processo di integrazione europea. Ma non è tutto! De Gasperi aveva anche interessi e passioni al di fuori della politica. Era un appassionato di montagna e amava trascorrere il tempo libero immerso nella natura. Inoltre, era un grande sostenitore dell'istruzione e della cultura, riconoscendo il loro valore nell'edificazione di una società forte e prospera. La sua dedizione al lavoro e alla sua visione ha ispirato molte persone, sia in Italia che oltre confine. Anche dopo la sua scomparsa nel 1954, l'eredità di Alcide De Gasperi continua a vivere, come simbolo di determinazione, integrità e impegno per il bene comune. E voi, cosa pensate di questa straordinaria figura storica? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!